Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video commento in cui affronteremo una partita giocata alle Olimpiadi studentesche del 1962 tenutesi nella vecchia Repubblica Ceca, a suo tempo ex Cecoslovacchia, che vide al settimo turno affrontarsi le due tra le squadre più blasonate del torneo, l'Unione Sovietica e la squadra che giocava in casa, la Cecoslovacchia. In particolare con i bianchi abbiamo Eduard Gufeld e con i neri Lubomir Kavalek, entrambi giocatori che sono molto cresciuti e a quel tempo erano veramente delle grandi promesse. Ok, quindi diamo un'occhiata a cosa hanno combinato. Gufeld apre con E4 e Kavalek risponde con E5, quindi partita di gioco aperto, cavallo F3, cavallo C6 e un'apertura spagnola. Quindi qui di solito sono evidenziate in verde le due mosse più giocate. In realtà si gioca una variante un poco comune negli scacchi moderni, questa con alfiere C5, che è la spagnola classica. Nero tira subito fuori l'alfiere. Di solito prima si sviluppa il cavallo, si cerca di scacciare l'altro alfiere, ma attacca F2. Il bianco prosegue con C3, che è una delle mosse più giocate, con l'idea di spingere in faccia D4. E qui si entra una mossa abbastanza strana, F5, che è il cosiddetto gambetto cordel. Perché gambetto? Perché questo pedone in teoria è in presa. Però se effettivamente il bianco prende, intanto dà via un pedone laterale centrale per uno laterale. Questo difatti ora potrà essere attaccato per esempio dall'alfiere campo chiaro. Difatti intanto si può giocare 4 qui per cercare di scacciare il cavallo. Ora questo cavallo in realtà non ha case buone, dovrebbe tornare indietro altrimenti finisce preda dell'avversario. Quindi qui il bianco è consigliato che giochi D4 e si cambia i pezzi, quindi E per F3, D per C5, dopodiché F per G2 e in realtà il nero va a dare molto fastidio, la torre deve spostarsi, cavallo F6, torre per G2, comunque la struttura pedonale del bianco è abbastanza ridotta male, quindi diciamo non è una variante che insomma aiuti molto il bianco nel medio gioco. Ecco perché qui viene giocata viceversa subito D4, quindi con grossa interazione tra i pedoni che potrebbero tutti cambiarsi, però c'è l'attacco su questo alfiere, quindi il nero deve prendere qualche provvedimento. E Kavalek quindi gioca F per E4, quindi lo scopo della spinta F4 è proprio quello di togliere di mezzo questo pedone. Lo può fare perché attacca il cavallo, quindi in caso di cattura poi il nero si rifà e ci sono i soliti problemi che più o meno abbiamo visto nella variante precedente. Ok, palla al bianco che prova viceversa a giocare cavallo G5. A questo punto il cavallo è difeso dall'alfiere, contrattacca il pedone e attaccato l'alfiere, quindi sembra che se la possa cavare egregiamente, almeno recuperando un pedone. Ora, se qui nero prova a giocare per D4, cercando quindi di sfondare anche sull'altro lato, se il cavallo per E4 il cavallo attacca l'alfiere, quindi il bianco guadagna un tempo, l'alfiere si dovrà spostare, poi rocco, e il bianco non ha grossi problemi, anche perché se il nero continua a mangiare roba comunque continua a sviluppare e il vantaggio strategico di sviluppo qui per il bianco è notevole. Ecco però che in partita Kavalek semplicemente ritira l'alfiere. Ok, questa è una manovra che indica quale strategia verrà usata a lungo termine. Difatti questo alfiere vorrà comunque posto su questa diagonale mantenere una certa pressione su F2, punto nevralgico per la difesa del re bianco. Ora, tuttavia, uno dei problemi del nero può sembrare questo possibile attacco che il bianco può fare con la donna in H5. In realtà non è una grossa preoccupazione, perché tuttora questa spinta G6 funziona e rimanda la donna al mittente. Ecco perché a questo punto Gufeld ha deciso di giocare D5, cosa che apre la diagonale a quest'alfiere, però comunque c'era una grossa pressione su quel pedone, quindi probabilmente non avrebbe potuto conquistarlo comunque, contrattacca questo cavallo che potrebbe avere qualche difficoltà a trovare una casa, anche perché se tipo va in A5 il bianco si può permettere cavallo E4, dopodiché potrà scacciare sto cavallo ulteriormente, tra l'altro una posizione non facile da difendere.
In partita però che si è giocato, Cavalec avrà salvato il cavallo? No, si comincia un po' a vedere qualche sacrificio interessante. Infatti qui, proprio sfruttando l'apertura diagonale dell'alfiere Camposcuro, Cavalec gioca la spinta E3. E questa è effettivamente una difesa del cavallo, perché si sta interferendo con la linea difensiva dell'alfiere C1, quindi nero potrà catturare questo cavallo in seguito. Inoltre si minaccia anche la presa F2 con scacco. L'altra alternativa poteva essere viceversa, cercare di spostare il cavallo, ma questa è una mossa un po' troppo difensiva, che permette tra l'altro anche sto giochetto interessante con cavallo E6, ottimo modo di intrappolare la donna avversaria, perché il pedone D7 è inchiodato sul re, quindi sarebbe stato un errore veramente fatale. Ok, comunque spinta E3, un modo per fronteggiare questa situazione è giocare alfiere per E3, così da togliere la minaccia, contrattaccare su questa diagonale. Il problema è che qui si può continuare con alfiere per, e tra l'altro ora il guai è che questo cavallo non è più difeso, quindi il bianco potrebbe tentare cavallo E6 nuovamente sfruttando l'inchiodatura, giusto per attaccare la donna e fare un po' di spuscinio tra le linee del nero. Però qui si può continuare comunque con D per E, giusto perché questo cavallo è inchiodato, chiaro, il bianco recupera il pezzo, dopodiché cambio di donne, re 7 per evitare lo scacco di scoperta, e a questo punto viene recuperato il pezzo e la posizione però è abbastanza pari. Qui il bianco non ha paura di essere scacciato con il pedone B5, perché comunque questo pedone bianco sarà un certo problema da essere tolto di mezzo per il nero lo stesso. Ok, per cui viceversa cosa è stato giocato? Il bianco prova una manovra difensiva di altro tipo, che ricentralizza il cavallo in E4. In questo modo difende F2 e mantiene la minaccia sul cavallo C6. Forse sarà la volta buona che questo cavallo debba venire spostato. Ancora no, Cavalec trova ancora un espediente per poter lasciare il cavallo indisturbato in C6. E questa mossa donna H4 è pericolosa perché attacca il cavallo, quindi nell'eventualità che si giochi D per C, a questo punto segue B per C con attacco sull'alfiere, bianca ha sempre due pezzi sotto, quindi difficilmente potrà salvarli entrambi. Si può tentare questa manovra, però comunque il nero qui può avere controgioco ed è molto pericoloso l'ingresso in F2, per cui questo cavallo avrà da star di molto fermo se vuole sperare di salvare la situazione, cosa che non sarà facile, perché magari in seguito potrà arrivare questa spinta e la donna è costretta a difendere il pezzo. Insomma, una situazione molto traballante dal punto di vista strategico. Ecco perché viene giocata donna F3, difende cavallo e pedone, e si prosegue. Ora a questo punto c'è sempre da ricordarsi che questo cavallo nero è da tempo immemore che è sotto un pedone. Sarà la volta buona quindi che il nero lo salva. Niente di tutto ciò, viene semplicemente giocato cavallo F6, e questa è un'ottima occasione per il bianco per poter liquidare e far fuori il cavallo. Difatti qui Gufeld gioca proprio questa mossa, però forse non si accorge esattamente di tutto quello che sta succedendo, perché semplicemente questa mossa cavallo F6 è fatta proprio per distogliere il cavallo E4 dalla difesa di F2. L'altra alternativa per il nero, che poteva funzionare lo stesso, è questa E per F2. Perché comunque il nero controlla bene questa casa. Dopo cavallo per F2 si può giocare cavallo CE7 con attacco di questo pedone. Magari si minaccia pure la spinta E4, che con un re così malmesso non è detto che non possa fruttare cose buone per il nero. Comunque, cavallo F6 è stata giocata e Gufeld intanto cambia il cavallo per F6. Quindi toglie l'ultima minaccia che aveva il nero a disposizione, tranne che quella su F2, proprio per poter poi catturare il cavallo in C6, per cui si prosegue con G per C6 e a questo punto effettivamente D per C6. L'altra alternativa, in vista della possibile pedone per F2 che concederà quindi al nero un pedone fortissimo in faccia al re, poteva essere viceversa, piuttosto che catturare il cavallo, giocare alfiere per E3,
effettivamente questo impedisce al nero di farsi su questo pedone F2, però permette allo stesso tempo, ad esempio qui, di cambiare. Dopodiché magari il nero riesce a salvare questo cavallo, e comunque la situazione non è ben chiara. Però vediamo, Gufeld ha fatto un po' l'ingordo, gioca D per C6 e qui Kovalec gioca per l'appunto E per F2, scacola, questo pedone è intoccabile. Qua forse si poteva anche tentare di giocare il re in F1, nonostante insomma con un pedone così ben sostenuto davanti non è detto che fosse la situazione migliore. Però viceversa il re è stato giocato in D1, forse per allontanarsi un po', anche perché comunque questo pedone per ora è completamente impossibilitato di avanzare, quindi inutile tenerci il re a fare da cane da guardia. Si prosegue con D per C, quindi un altro pedone recuperato, e fondamentalmente quindi è quasi stato un cambio alla pari, perché il cavallo ceduto dal nero in realtà ha fruttato ben tre pedoni, quindi più o meno a materiale siamo pari. E soprattutto quello che si sta configurando è una grossa formazione di pedoni su queste colonne. Se mai il nero riuscisse a tirarli addosso, potrebbe essere veramente un pericolo. A questo punto il nero sta minacciando sia alfiere G4 che di catturare l'alfiere in B5, quindi il bianco prova a parare entrambe le cose con alfiere 2 che controlla anche G4 allo stesso tempo. Il nero però continua lo sviluppo, e se vedete piano piano, oltre a aver compensazione nei pedoni, il nero sta cominciando anche a aver compensazione strategica di posizione. Di fatto era magari minacciata l'alfiere D5 con attacchi su donna e pedone, sta attaccando a 2, soprattutto c'è la possibilità di giocare donna a 4 scacco, e l'alzata di pedone non funziona perché c'è l'alfiere che potrebbe darsi, visto che poi il pedone a 2 è inchiodato sulla torre, quindi tante belle cose. Ecco perché qua Gufeld decide di giocare donna H5 e quindi forzare il cambio delle donne, cercando di alleggerire la posizione d'attacco del nero. Chiaramente si cambiano le donne da scacco, quindi sembra che il bianco guadagni una mossa facendo spostare il re. In realtà con questa semplice mossa ora il nero ha a disposizione anche le torri che potranno venire su colonne aperte e semiaperte, quindi in pratica il bianco non ha guadagnato niente. Si prosegue con B3, cosa che serve a sviluppare l'alfiere campo scuro e a impedire alfiere C4, che potrebbe essere buona per un'eventuale promozione. Non scordiamoci che il nero ha questo potente pedone ben difeso, pronto a promuovere. Si prosegue con alfiere D5, quindi ecco un'altra debolezza che viene sfruttata dal nero dopo tutta questa manovra. E difatti ora è molto difficile difendere questi pedoni, non impossibile, vediamo perché. Difatti qui il bianco riesce a sfruttare questo scacco, c'è sempre la minaccia, ma ora il re si dovrà muovere. Il nero guadagna ancora posizionalmente spostando il re più al centro, difatti senza le donne a giro, nonostante i pezzi siano molti, il re nero può permettersi questo e altro, visto che ha buone difese pedonali anche. Per G4, sembra che il bianco perda ancora tempo, ma tutto questo per riuscire a difendere questo pedone. F5, nell'avanza il pedone, nessun problema. Per H3, e ora sembra che questo pedone sia difeso. La realtà però è ben diversa, perché Kovalec gioca subito torre HG8 e nuovamente questo pedone potrà essere catturato. E ora sembra proprio che non si possa difendere. Notare che ovviamente la spinta non è possibile, sempre perché rimane impresa questa torre. Quindi a questo punto il bianco decide che è il momento di cercare di svilupparsi perlomeno. Alfiere per G2. E si fa fuori il pedone, alfiere per G2, torre per G2, quindi anche questa torre ora è ben posizionata e c'è già subito la minaccia torre G1, che permetterebbe di facilitare chiaramente la promozione. Ora, manovre per cercare di coprire questa casa non è che ce ne siano molte, per esempio cavallo F3. Semplicemente qui ci potrebbe essere intanto il nero che decide di dare uno scacco per fare entrare l'altra torre in gioco, oppure comunque giocare lo stesso torre G1, perché non solo difesa dal pedone ma pure dall'alfiere, quindi guadagnerebbe un pezzo secco praticamente a gratis. Ok, ecco perché qua è necessaria torre F1, con l'idea che su torre G1 basta spostare il re e c'è doppio attacco su questo pedone intanto e la torre è difesa.
anche dall'altra, oltre che dal re. Ok, quindi è necessario trovare altre iniziative. Chiaramente il nero ha in mano molte carte da giocare, tra cui torre di 8 che inchioda il cavallo, quindi il re si dovrà presumibilmente spostare per ritrovare mobilità. Tra l'altro ora l'opportunità è quella di giocare cavallo c4, quindi sembra che il bianco possa finalmente trovare un pezzo che serva a qualcosa. E se riesce a far fuori questo alfiere, cosa abbastanza probabile visto che non ha case su questa diagonale su cui spostarsi mantenendo questa difesa, magari il pedone più forte del nero potrebbe crollare e a quel punto la partita si potrebbe anche riaprire. Quindi che fare? È ovvio che il nero tiene molto a questo alfiere, il pezzo forte della collezione per così dire. Non è facile trovare una soluzione. Ora è vero, qua si potrebbe anche dire al diavolo, intanto mi guadagno un altro pedone e poi si vedrà. Cosa che potrebbe di per sé funzionare, però Kavalek ama lo spettacolo e decide di sacrificare la qualità. Torre per D2, giusto per poter mantenere questo alfiere al sicuro. Intanto, tra l'altro, ottiene il fatto che il re si allontana da questo pedone, che è cosa buona e giusta, con l'idea appunto di poterlo difendere ancora più facilmente. E ora, quale altro passo può fare il nero? Gioca E4, quindi l'idea è chiaramente quella di far avanzare i pedoni. Una volta che l'orda di questi pedoni sarà arrivata nei pressi di re e torre, nulla potranno per fermare una promozione. Per cui alfiere F8, chiaramente la speranza del bianco è quella di riattivare questo alfiere che lì poteva fare ben poco, magari mettendolo su questa diagonale dove potrà ostacolare il moto dei pedoni. Non è così facile, si comincia con F4, con l'idea poi di far avanzare il re per difendere eventualmente. B4, l'altra opzione che aveva il bianco era viceversa fare una finta, cioè con questo alfiere fintare la mossa su H6, però poi... Ora col sostegno del pedone B4 magari ritornare in C5 per bloccare il buon alfiere nero. Ed ecco qua un'altra stranezza, perché qui francamente il nero se ne poteva anche infischiare catturando pure H2. Probabilmente sarebbe bastato lo stesso, ma invece ha deciso di fare lo splendido e giocare torre G5. Una mossa che sembra una semplice ritirata. Cosa mai vorrà fare questa torre? Forse vorrà venire provare ad attaccare qua? Non lo so, anche perché insomma che diavolo mai ci farà in quinta traversa. Ebbene, lo scopriremo molto presto, perché qui chiaramente Gufel gioca alfiere C5 e invece di cambiare il preziosissimo alfiere, lo scopo della torre è quello di giocare torre per C5, quindi sacrificio di ulteriore qualità. Chiaramente ora il vantaggio materiale non è più così chiaro per il nero, perché c'è una torre. È una qualità di svantaggio, però per una vagonata di pedoni. Quindi, soprattutto poi, si può notare che questo alfiere difende molto bene questo pedone. Ora, si potrebbe pensare quindi di rientrare con il re e poi sacrificare la torre su F2, però al solito la cosa non è ben chiara, perché per esempio su re 2 il problema è che comunque... Nero può giocare prima F3, cosa che allontana subito il re, dopodiché il re non ce la fa più a rientrare in gioco perché c'è questa spinta, dopodiché i pedoni praticamente si difendono da soli. Quindi è chiaro che il bianco deve trovare qualche soluzione anche in fretta. Prova a giocare torre B1 con magari lo scopo di entrare in B7, ma sono tutte manovre piuttosto lente. Viene giocata appunto F3 con l'idea di fare la stessa manovra, stavolta il bianco però non perde almeno il tempo con il re. Ora se torre per B7, cosa non giocata in partita, semplicemente E3, re D3 e 2, dopodiché il nero qui riesce a promuovere, può far rientrare la torre, però qui il nero ha tutto il tempo di far avvicinare il re. Dopodiché questi due pedoni poi saranno vittoriosi. Ecco che quindi viceversa nella disperazione giocatore B4, con la speranza che il nero possa riprendersi la qualità andando poi però a perdere il controllo della partita, perché dopo questa mossa ora questi pedoni in realtà il bianco ce la fa a fermarli. Re F5, re E3, dopodiché cade questo pedone, la torre rientra in gioco e quindi il bianco addirittura vince. Però Kavalek non se lo fa dire due volte, lascia la torre dove sta, non è un pezzo appetibile, gioca re F5 e ora comincia a andare avanti.
con i propri pedoni spalleggiati anche dal re. Si prosegue con torre di 4. Altro modo, stavolta più convincente, per convincere il nero a prendersi la qualità, perché ora la torre sta ostruendo F2, quindi potrebbe eventualmente permettere la cattura di questo pedone. E quindi qui il nero è quasi costretto a prendere la torre, C per D e re F4. Qua comunque non basta, perché con tutti questi tempi il nero è riuscito a portare il re in difesa del proprio pedone, qui è praticamente inevitabile che si possa giocare queste spinte e poi promuovere. Dopodiché il bianco sarà costretto a schiantare una torre sul pedone, perdendola, e il vantaggio pedonale del nero è incolmabile. Difatti qui che si può fare? Si può giocare torre per F2 subito, ma segue semplicemente il doppio. Dopodiché re 1 e per F2, re per F2, questa è la variante migliore in questo caso. E qua semplicemente il nero vince perché ha troppi pedoni in più. Nessun pedone bianco passato che possa distrarre il re nero. L'alternativa viceversa poteva essere semplicemente tergiversare, visto che questo pedone non si può prendere, giocando per esempio A4. Dopodiché comunque, come detto, c'è questo scacco, il re si deve spostare E2 e siamo alle solite. Perché se qui comunque torre per F2, il nero promuove a donna e il vantaggio è comunque incolmabile. Ok, gran bella prova questa di Kavalek, giocata in una partita molto diversa dal solito, in cui c'è questa orda di pedoni resa possibile da tutta una serie di sacrifici che lasciavano pezzi del nero in cambio di pedoni avversari, un'armata che ben presto ha fatto pentire Gufeld delle scelte fatte. Si sa, i pedoni sono buoni buoni finché non arrivano in promozione, ed è proprio alla fine quello che è successo, e il bianco è stato costretto alla resa. Unico rammarico per Kavalek è che, nonostante questa vittoria, comunque la sua formazione è riuscito solo a pareggiare, dico solo perché comunque un risultato incredibile contro l'Unione Sovietica. Poi alla fine comunque l'Unione Sovietica ovviamente ha vinto l'Olimpiade, e comunque la formazione della Repubblica Ceca è arrivata al terzo posto, quindi un risultato se non altro molto buono, anche perché ha ricevuto il premio bellezza proprio per questa partita, riconosciuta effettivamente come migliore partita di tutta la manifestazione. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto, ciao ciao!